Ecco, era il 16 febbraio, esatto. Allora, alcuni partigiani che stavano su in montagna, quel giorno scesero giù qui in paese, la mattina, armati, bene, attrezzati, perché avevano saputo che doveva passare un gruppo di fascisti che si doveva recare a Calvi dell'Umbria. Se non che invece questi non passarono la mattina, perché li stavano aspettando qua giù, c'è un ponte, Ponte Arverino così chiamato. E così tornarono su in paese nelle prime ore del pomeriggio, si misero qui. Nel frattempo che avvenne? Avvenne che questi fascisti passarono, vennero su. Si incontrò un certo Marinelli, che era un ufficiale dell'esercito, che stava a fare partigiano, e lo beccarono giù sulla strada. E ingaggiarono una sparatoria. E così lui non lo beccarono, non lo presero proprio. No, intervennero pure quest'altri e si ingaggiò una vera e propria battaglia che durò fino alla sera. Ai guai, la sera morì un partigiano che si chiamava Gaetano. Gaetano, sì, Gaetano. Questo finì, la sera finì così. La mattina successiva, che sarebbe il 17 di febbraio, presto, arrivarono tedeschi e fascisti e ci circondarono qui nel paese. Il paese lo circondarono proprio, e là erano tutti tedeschi, qua sotto tutti tedeschi, qui sopra e qui, qui dove siete entrati qua voi, c'era un'autoblindo piccolina, non tanto grande. E poi incominciarono a entrare dentro le case. Io abitavo qui allora e ci sono ancora. Entravo dentro casa, erano 6-7 tedeschi, tutti tedeschi. Mi ricordo fecero alzare mio padre per portarlo via. Se non che si era fatto male in una gamba e zoppicava vistosamente. Un tedesco si accorse in questa maniera, lo fece rimettere a letto, venne là e prese a me, mi fece alzare e mi portò su questa piazzetta qua sopra. Mentre venivamo qua da questa qui, passavamo da qui perché lì non si passava allora, dietro quella casa che c'è là, c'era una cerqua grande, una quercia grande, c'era una mitragliatrice dei tedeschi. Là, su quella stradetta, là usciva su un uomo Ambelio che andava a lavorare a Mondoro, un ex giocatore della Ternana, eccetera. Vabbè. Gli spararono e lo ferirono. I tedeschi qui strillarono e si fermarono, non spararono più. E mi portarono sulla piazzetta a me. Eravamo 7-8 lì. Era un freddo maledetto perché c'era la neve. E mi misero da una parte, di fronte c'era una mitragliatrice. E vabbè, stamattina dico, ci si aspettava un po' il peggio. Nel frattempo vennero giù dei fascisti, perché c'erano pure i fascisti e tedeschi. Portavano due partigiani, che noi li conoscevamo bene. Uno gli dicevamo Barabba, e quell'altro, un altro ragazzetto. Questi erano dei sbandati che dopo l'8 settembre non riuscirono a passare perché sotto Cassino c'era il fronte e si dovettero fermare qua a fare i partigiani, dicevano loro i partigiani. Qui ci fecero più danni che tutto il resto, perché se non si fossero messi a sparare dal paese, che non dovevano farlo, probabilmente ci avrebbero risparmiati un po' di guai, che non furono pochi. Niente, questi due li misero lì di fronte al muro e uno gli chiese che cosa aveva fatto da una mano, niente di meno che portava la mano, un dito fasciato. Questo gli disse che si era fatto male, e vabbè. E allora gli chiese alcune cose e questo non gli rispose. Gli rispose a Orazio. Questo qui, quello che glielo chiedeva, era un fascista. Si tirò indietro, io stavo vicino al muro, venne là vicino a me, tirò fuori la pistola e gli sparò. Prese, ammazzò. Io in quell'attimo lì mi sentii, mi si piange. Un tedesco mi diede un calcio sul sedere. Mi fece camminare qui e là, però mi rivenne a prendere, non è che mi fece venire via. E niente,
dopo quell'altro invece gli disse sì, io parlo, chiedetemi quello che volete e ve lo dico, insomma. E lo portarono via, e lo portarono. Così, Orazio morì lì. Invece Gaetano morì la sera con la sparatoria che fecero fra di loro, tra fascisti e partigiani. Morì qui sopra pure lui. Scusi un attimo. Ecco, finì così, finì, non finì così. Il fatto è che lì sulla piazza, poi lì non ci fecero niente a noi, eravamo 7-8 persone, che probabilmente, non so se vivo Silvano a Terni, ma non credo, sono rimasto io solo, erano tutti più anziani di me, io ero un ragazzino, e ci rimandarono a casa. Ci rimandarono a casa. Noi dopo ci organizzammo con due scale e prendemmo questi due per portarli al cimitero. Se non che quando stavamo su davanti alla chiesa, questo era verso l'una e mezza, neanche mi ricordo, venne qua una donna strillando, correte via che arrivano i fascisti. Corremo via. Andavamo per uscire sopra al paese e i fascisti che stavano qua invece ci cominciarono a sparare. E allora c'era un uomo anziano morto, Checchino Angelozzi, ci strillò, c'erano dei tronchi di pino lungo la strada, buttatevi giù, buttatevi a terra, dice, mettetevi giù sotto, fermi, non vi muovete. Stavamo lì, vennero su e ci presero. Presero a noi, presero Ferdinando, presero tanti altri e ci portarono giù sopra la fontana, giù, qua giù, sopra, giù alla strada. Allora, di quelli che dovevano presentarsi, che erano del 25, 24, qualcuno che, ma pochi perché quell'altro stavano tutti fuori, chi prigioniero, chi da una parte o dall'altra, e quelli li misero da una parte e a noi, a me e un altro paio di ragazzi, tre, ci misero dall'altra. Noi ci mandarono a casa. Troppo giovani. Questi invece li presero, li caricarono sui camion e li portarono via. Ecco, nel frattempo che successe questo, mi ricordo, un fascista fece levare scarpe a Giulio, che le portava nuove, quello ce l'aveva di gomma, te rovinate, c'era la neve, gli fece levare le scarpe e si mise queste scarpe. Marco, quello che dici tu, lì c'era Sidoro, si era scordato i documenti e mi chiama, mi fa, dice, vammi su casa che abitava un pochino più su lì, quando stavamo noi, ci va su, fatti dare la carta d'identità da mia moglie. E io vado su, quando lì su al bivio, a croce, davanti al baretto dove andate adesso, c'era questo Marco che l'avevano infilato sulla fratta e gli stavano andati santa ragione. I fascisti. I fascisti sempre. E lì erano tutti fascisti dopo pranzo, non c'erano i tedeschi c'erano soltanto la mattina, mischiati, tedeschi erano tedeschi e fascisti. Prego, prego, no. I tedeschi erano quelli che già... Vai. I fascisti di cui lei parla, i tedeschi di cui lei parla, erano quelli che erano stanziati in questa zona, che stavano fissi? No. Qui. No. Ancora qui non erano venuti i tedeschi. A Calvi c'era però una... No, nemmeno a Calvi credo che ci sia stato ancora. Sì, c'erano. Qualcuno così, ma i tedeschi sono venuti qui dopo il mese di febbraio, metà di marzo pure, forse anche più in là. Quindi da dove venivano questi tedeschi? Non lo so da dove venivano, se venivano da Terni, da Narni, non quindi lo so. Quindi poi sono ripartiti? Sì, sì, dopo sono andati via. Loro, i tedeschi, sono andati via. Andiedero via tutti, fascisti e tedeschi. Il giorno, come dico, ritornarono, però erano soltanto i fascisti. I fascisti, che non erano qui della zona. No, non erano qui della zona. Erano di fuori, tutti di fuori. Uno era di Otricoli perché l'hanno riconosciuto. Dopo la guerra c'è stato qualche cosa. Quello soltanto dice che era di Otricoli, gli altri erano tutti di fuori, i fascisti. Perché anche qui c'erano ancora persone
che avevano militato nel campo fascista, però erano tutte brave persone, buone, come si dice, non hanno fatto niente di male a nessuno. Io che mi ricordo non c'è stato niente, insomma, fuori di quell'episodio lì che fu causato dal poco capire di queste persone, perché questi si mettono a sparare dal paese non pensando minimamente che ci avrebbero messi a rapientaglio, insomma, no. Purtroppo però era la guerra, ma la guerra si combatte no dentro il paese, perché non avevo nessun motivo di farla. Erano andati laggiù la mattina, come dicono non erano venuti, andatevene, invece no, li aspettarono qui al paese. Prima di questo episodio voi lo sapevate di questi partigiani che operavano? Ma questi ragazzi, come dico io, partigiani, che si chiamavano partigiani, sì, stavano su a San Pancrazio, scendevano qui e li conoscevamo un po' tutti, noi ragazzetti li conoscevamo un po' tutti, perché? Perché qualcuno li aiutava, gli davano un po' da mangiare, gli davano qualche cosa, perché pure loro non so come potevano. Però qui ci stavano spesso. Quindi voi avevate contatti con questi ragazzi? Contatti relativamente, io. Però li conoscevate, sapevate. Io da noi ragazzetti li vedevamo così, non è che poi. Non è che capivamo tanto chi fa quello che facevano, quello che non facevano. Ci dicevano che erano i partigiani, che stavano sulla montagna. In genere venivano qui. La sera o di giorno? Ma venivano di giorno, perché fino a quel giorno lì, fino a quel 16 maledetto giorno di febbraio, non era successo niente. Venivano giù, prendevano qualche cosa qui, le famiglie di contadini, che allora si lavorava la terra, la gente lavorava la terra, c'era qualche cosa, perché sennò lassù che mangiavano lì. E poi se ne andavano e quindi tutto filava. La gente le aiutava? Le aiutava, perché fuori di qualcuno di Narni, come diceva... professore, erano maggiormente tutti siciliani. Io ho conosciuti 7-8 qui, tutti siciliani. Dicevano loro, mi ricordo, che non potevano andare giù perché giù c'era il fronte a Cassino e non sarebbero potuti passare, e allora si sono fermati qua e andavano sulla montagna. Stavano sulla montagna, che facevano? Erano soldati dell'esercito? Tutti soldati dell'esercito regolare che dopo l'8 settembre erano sbandati, andavano ognuno per conto proprio, insomma si riorganizzarono, perché si riorganizzò la guerra partigiana, diciamo, allora questi affluirono sui vari gruppi di partigiani e da lì fecero un po' di resistenza. Come dico, qui a noi fecero un casotto, che ci danneggiarono per benino. Cioè io quella mattina ci andiede bene, io non lo so perché ci andiede bene. A me, io fui... come ripeto, non ero destinato ad essere portato sulla piazza se mio padre non soppicava. Poi presero a me. Suo padre perché lo volevano prendere? E perché, non lo so, portarono via, lì eravamo una decina di persone che ci avevano portato lì. Non lo so, se ucciso quello probabilmente si accontentarono, perché se no forse, perché lì, noi stavamo lì davanti alla mitragliatrice. C'era una mitragliatrice e ci avevano puntato addosso. Non è che stavamo aspettando di meglio, perché si capivano, perché già eravamo vaccinati per quello che stava succedendo. Quindi capivate, anche voi conoscevate quello che stava succedendo. Eh sì, perché era in continuazione la cosa. Avevate informazioni di quello che succedeva in altre zone? Ma più o meno si sapeva, ogni tanto si sapeva che si facevano delle scorribande un po' di qua, un po' di là. Si sapeva per sentito dire oppure avevate informazioni? Per sentito dire. Qui la noi... radio? No, la radio. La radio, mi ricordo io, ci stava una radio qui. Ce l'aveva una famiglia su in quella borgata, e che noi ci andavamo ragazzetti, eravamo io un altro che è morto, un coetaneo mio proprio, ci andavamo a ascoltare radio inglese, Radio Londra. Questo era un professore, però ci diceva da stare zitti, buoni, anzi. Ma noi eravamo tanto amici di questo signore come ragazzetti. Quindi ci andavate a sentire la radio? Sì, ci andavamo a sentirlo, lì a casa sua. Però ci raccomandava di non dire niente, nemmeno... Anzi, mio padre glielo dissi e mi disse non ci andare più.
perché si rischia. Aveva paura, quindi. Mio padre aveva fatto le guerre, era un appuntato di carabinieri, era un uomo che forse di quelle cose se ne intendeva molto più di quanto se ne sarebbero cosa degli altri. Che... Certo. E ecco, questo praticamente avvenne in quel periodo lì. Poi dopo scivolò via tutto liscio, anzi vennero qui i tedeschi. Non successe più niente. I tedeschi quando parla delle SS? I tedeschi no, qui dopo si installarono qui i tedeschi. Vede lassù quelle case lassù, ma quelle lì ce ne sono ce n'erano la metà. La gente che stava lassù la mandarono via tutta e se ne impadronirono loro, i tedeschi, si misero lì. A Santa Maria da un palazzo giù di Fani ci misero il comando. E qui si creò una linea, quasi una retrovia del fronte, con tutti i depositi di munizioni, dalla Madonna Scoperta fino a Montebuono. Allora qui giorno e notte c'era e movimento. E queste armi dove le portavano? Al fronte? Da qui le caricavano, arrivavano qui, poi qui si scaricavano in mucchi coperti per l'apparecchi, che stavano sempre sopra, e poi da qui li ricaricavano la notte e andavano giù a Cassino. Per il fronte. Come ripeto, però, qui i tedeschi che ci siedero da metà marzo inoltrato fino a giugno, a 7, 8 di giugno, 9 di giugno, perché poi dopo il 13 vennero su gli alleati, lì, che se ne andiano. Quindi i vostri rapporti, a parte questo episodio, quali erano con i tedeschi che stavano qui poi stanziati? Ma noi i rapporti con i tedeschi non ce ne avevamo un granché, perché non è che loro... Mm. però non è che fecero niente di male a nessuno, che nessuno ricevette niente dai tedeschi, fecero niente. Non vennero più nemmeno i fascisti, quelli che avevano portati via erano quei pochi ragazzi che stavano sulla classe del 1925 che si sarebbero dovuti consegnare, e beh, li portarono a Narni, a Terni. E poi sono partiti per il fronte? No, dopo gli venne bene a tutti da rivenire via. Ah, ritornarono tutti in tutti, paese? Tutti qui, quando vennero sugli inglesi, probabilmente non li portarono via. Senta, tranne quell'episodio che lei ha raccontato, i fascisti non hanno mai fatto nessun'altra azione, cioè i partigiani non hanno mai fatto nessun'altra azione, oltre a quella raccontata da lei? Beh, che io so qui, no. Dopo ci fu la famosa battaglia su di San Pancrazio. Questa quando? Questa avvenne ai primi di aprile, mi sembra. Tra i partigiani? Ai partigiani e i tedeschi. E che, ecco, questo tirocco, che adesso sarebbe stato importante per fare un racconto un pochino più dettagliato, aveva dei muli. I tedeschi caricarono dei mortai, dei mitragliatrici, tutti gli armamenti, sui muli. Allora, siccome questo ragazzo era pratico di questi boschi, perché ci lavorava con le bestie, dovendo passare da questa parte qui, che si passava anche da qui, lui sapeva che su sopra ad una località sotto San Pancrazio c'erano delle appostazioni dei partigiani, e che quando sarebbe entrato dentro un vallone che noi chiamiamo Valle Ollana, sarebbe entrato allo scoperto e lì l'avrebbero trucidato praticamente, lui, le bestie, e non so chi si sarebbe salvato. Allora lui preferì passare da Calvi, girò un po' all'arco in modo che non venne a trovarsi sulla posizione di fuoco che i partigiani, perché lui sulla montagna stava a contatto in continuazione con i partigiani, questo tirocco. Gli aiutava, quindi gli portava? Li aiutava, qualche volta gli portava su della roba, anche con i muli. Dopo no, dopo presero due muli a uno zio mio qui, l'aveva presi dai soldati che si ritiravano, portavano questi muli, li comprò, lui faceva il commerciante di boschi. Poi invece se li presero i partigiani dopo, ci andavano a prendere quello che gli serviva, un po' là, un po' qua. Come ripeto, però, ecco, lì fu tremenda quella battaglia, lì ne morirono più di qualcuno. Come avvenne questa battaglia, l'ha saputo lei? No.
come è avvenuta con esattezza proprio non l'ho saputa, anche perché allora le notizie non è che erano facili da ottenersi. Mi ricordo che dopo qualche giorno ci fu l'uccisione là a Calvi di quei ragazzi, e tra i quali ammazzarono un ragazzo, un coetaneo mio, che aveva 15 anni, della famiglia dei Zoppetti. In questa battaglia sul Monte San Pancrazio sono stati uccisi dei partigiani? Sì, sì, sono stati uccisi dei partigiani e anche dei tedeschi, e anche dei tedeschi. Sì, sì. Poi dopo quegli altri partigiani sono andati via? Dopo, sì, se non dietro, lasciarono San Pancrazio. E non ho saputo mai, ho saputo soltanto, cioè l'ho rivisto, quello famoso che qui gli dicevamo Barabba, che si salvò quella mattina, il compagno lo ammazzarono, Barabba lo portarono via, è ritornato, si è salvato.